Le prospettive di ripresa per le economie dell'Eurozona suscitano ancora perplessità. L'economia torna a crescere, dice l'Istat, ai ritmi di 4 anni fa, però non tanto quanto gli altri paesi industrializzati. La crescita del nostro sistema economico dovrà rappresentare un obiettivo prioritario per governi e imprese nei prossimi anni. In nome di questo obiettivo dovremo quindi essere capaci di modificare alcune delle caratteristiche strutturali del nostro sistema industriale. Il governo parla di crescita, se ne occupa, con la ripresa rilancia la sua azione, lungo percorsi che hanno dimostrato di funzionare. Mai come in questi momenti gli imprenditori si sentono soli. In un paese che stenta sempre più a crescere, mentre l'Europa si divide sempre più sul rigore tra pochi paesi forti e molti a rischio. Quella di Heidemarie Schwärmer è una scelta radicale, estrema, che dimostra però come anche, o forse soprattutto, in assenza di crescita economica è possibile non solo disporre di tutto ciò che è veramente necessario, ma anche di ottenerlo in un modo più umano rispetto a quando si usano i soldi come mezzo di scambio. Nella vita di tutti i giorni, cosa si può fare per non essere schiavi del denaro, senza dover cedere a sacrifici e rinunce? Un'opportunità è offerta dallo scambio di beni e servizi. Senza moneta ci permette di incitare le persone a mettersi in relazione gli uni con gli altri, togliendo loro quel tramite abituale che è il denaro. Senza moneta vuole proprio provare a cambiare lo schema e obbligare le persone a entrare in relazione su un altro piano, dicendo io c'ho questo, tu c'hai quello. Ci va bene scambiarlo, non ci va bene, ci inventiamo uno scambio diverso, coinvolgiamo una terza persona nello scambio in modo che funzioni e questo alla fine ci porta a trovare un motivo in più per relazionarsi senza aver utilizzato il denaro. Al di là dei mercatini ci sono altre occasioni in cui si può, diciamo, tenere comportamenti in linea con la filosofia di senza moneta. Ma per gli scambi, ad esempio, organizziamo con le amiche anche per questioni di abbigliamento, oggetti, se è possibile, cominciando da lì. Pensi che il baratto, lo scambio, eccetera, possa essere poi un atteggiamento da applicare anche nella realtà, magari col vicino, con i parenti? Fondamentale, nel senso io lo sto già cercando, lo faccio con un sito zero relativo e poi sto spingendo dove abito a Grugliasco perché organizzano dei mercatini, ho conosciuto l'assessore all'ambiente che è una signora, sto seminando in modo da poter fare in modo di riuscire a farlo anche da noi e da loro, questo sicuramente. La soluzione che abbiamo trovato è stata di immaginare un modo per rendere accessibile la costruzione di senza moneta a chiunque fosse interessato ad organizzarne uno analogo nella propria città, nel proprio quartiere. Quello che ci è sembrato più semplice come strumento per farci raggiungere da chi avesse avuto interesse a fare senza moneta è stata la creazione di un sito dove online sono direttamente accessibili tutte le informazioni organizzate a percorso per arrivare all'allestimento di un senza moneta. Sono disponibili 2 livelli di accesso, uno è informativo e ti dà la possibilità di vedere come si costruisce un senza moneta e conoscerne tutti gli aspetti, un altro collegato all'adesione al manifesto e quindi alle regole che noi ci diamo, che sono principalmente legate al non utilizzare il denaro, e il livello per coloro che veramente sono interessati a diventare organizzatori di un senza moneta e che a quel punto si trovano la possibilità di scaricare anche tutti i format, tutta la modulistica necessaria per arrivare alla costruzione di un mercato vero e proprio.